A una siffatta domanda, Don Abbondio, che pur si era ingegnato di rispondere qualcosa a delle meno precise, resto lì senza articolare parola. Voi non rispondete? Riprese il cardinale. Se aveste fatto dalla parte vostra ciò che la carità, ciò che il dovere richiedeva in qualunque maniera, poi le cose fossero andate, non vi mancherebbe ora una risposta. Domando ora a voi se non avete fatto di più. Voi mi direte se è vero che abbiate mendicati dei pretesti al vostro rifiuto per non rivelarne il motivo. E stette lì, alquanto, aspettando di nuovo una risposta. Anche questa gli hanno rapportata le chiacchierone, pensava Don Abbondio, ma non dava segno d'aver nulla da dire, onde il cardinale riprese: Se è vero che abbiate detto a quei poverini ciò che non era, per tenerli nell'ignoranza, nell'oscurità in cui l'iniquità li voleva, dunque, lo devo credere. Non mi resta che d'arrossire con voi e di sperare che voi ne piangerete con me. Ecco come vanno le cose, diceva ancora tra sé Don Abbondio a quel satanasso, e pensava all'innominato, le braccia al collo, e con me per una mezza bugia detta a solo fine di salvare la pelle, tanto chiasso, ma sono superiori. Hanno sempre ragione. È il mio pianeta che tutti m'abbiano a dare addosso, anche i santi. E ad alta voce disse: Ho mancato. Capisco che ho mancato, ma cosa devo fare in un frangente di quella sorte? E ancora lo domandate. E non ve l'ho detto. E non dovevo dirvelo. Amare, figliolo. Amare e pregare.